Benvenuto aprile, benvenuta primavera, benvenuta nuova location. Eccoci con il wrap up mensile delle mie letture. Dal titolo l'avrete già capito, sono molto molto delusa da me stessa. Marzo penso che sia stato in generale in quest'anno scolastico fino ad adesso il mese più travagliato di tutti. E di conseguenza, più che altro, non è che non avessi il tempo di mettermi a leggere, ma non avevo proprio voglia. E questa è la cosa più sconcertante. Però devo dire che, appunto, tenendo conto che la mia routine è cambiata, nel senso che è diventata molto più fitta a livello mentale proprio, non a livello di tempo, ci può stare. Recupererò sicuramente quando avrò dei periodi più tranquilli. Per esempio, so per certo che d'estate leggo tantissimo, magari nelle vacanze di Pasqua no, perché sono troppo vicine. Comunque, ci sono periodi dove leggo di più. Questo sicuramente sarà in tutto l'anno, questo ci metto la mano sul fuoco, il mese nel quale ho letto meno di tutti. Infatti questo video sarà molto molto breve. Già il mese scorso avevo volato molto basso per quanto riguardava la mia TBR, perché già il mese precedente avevo letto meno di quanto mi aspettassi. Di conseguenza non ho allungato chissà quanto la mia TBR e già era moderata. Ma questo mese farò un lavoro ancora più riduttivo per accorciare ancora di più le mie letture, dato che comunque, ripeto, è un periodo travagliato, quindi non sto lì a impormi di leggere chissà quante cose. Infatti, boh, magari lo troverete anche un po' noiosetto questo video. Partiamo con quello che ho letto, quindi la parte più breve. Vi avevo parlato il mese scorso di Il Club degli Incompresi di Francisco De Paola. Mi mancava veramente pochissimo, infatti già nello scorso video avevo parlato a lungo di questo romanzetto. Gli ho dato 2 stelle su Goodreads perché? Perché prima di tutto è una lettura molto adolescenziale. Non è quel genere di lettura per adolescenti che però ha una trama che ti intriga e di conseguenza vai avanti a leggere. È la classica fiction adolescenziale. E poi una cosa che mi aveva infastidito, ma non per colpa dell'autore, probabilmente per colpa mia, era il fatto che praticamente c'erano tantissimi punti in comune con il mio romanzo, quindi Scimmie. I protagonisti che hanno la stessa età dei miei protagonisti, quindi sui 16 anni, sono anche loro la cerchia, tra virgolette, degli sfigati. Si sono trovati con questo club nel quale poi si sono messi a scrivere il nome del gruppo e via dicendo. Sono tutti diversi, hanno tutti personalità diverse. C'è un capitolo col punto di vista di uno dei protagonisti, insomma, tanti, tanti, tanti punti in comune. Sicuramente la storia è diversa, gli intrecci dei personaggi sono diversi, i colpi di scena sono diversi, il mio romanzo ha una valenza diversa in realtà anche, rispetto a questo almeno credo. Queste cose, questi aspetti mi hanno un po' infastidita, in più la lettura non è stata questo gran cosa, quindi 2 stelle e buona. Invece, seconda ed ultima lettura, lo so, mi sto vergognando tantissimo. Fatto praticamente in mezz'ora, Manga Shakespeare, Romeo e Giulietta di Sonia Leung. Vi avevo anche di questo parlato non solo nello scorso video ma anche nei precedenti. Un manga che è l'unico manga, penso, l'unica opera manga che io abbia mai letto per intero e riletto più volte. Bellissimo, alla storia mi affeziono tantissimo. Questo mi ricorda tantissimo, ve l'ho detto nel wrap up dei film ieri, il film Romeo plus Juliet con Leonardo DiCaprio, perché l'ambientazione è molto molto simile, per quanto qua siamo in Giappone, però il tipo di personaggi come vengono trasposti in un mondo moderno è molto molto simile. Infatti, se vi piace il film, vi consiglio la lettura di questo manga. Disegno bellissimo, personaggi benissimo caratterizzati. Anche qua apprezzo tanto che vengano utilizzate le battute della tragedia shakespeariana, però all'interno di un fumetto, quindi comunque con la tecnica del fumetto. Insomma, non so bene come spiegarvelo. Comunque è molto molto leggero, divertente. A tratti tragico, insomma, la classica storia di Romeo e Giulietta che tutti conosciamo. Molto bello, gli ho dato 5 stelle, ma anche per una valenza affettiva che ho nei confronti di questo manga. In lettura, e speravo tanto di arrivare a questo giorno con questa lettura conclusa, ma non è successo, Lo spacciatore di fumetti di Pier Domenico Baccalario. Questa storia mi sta intrigando QB, vi giuro che è un mese che io mi sto portando avanti questo libro, ma non perché non mi piaccia. È la classica lettura che se io avessi la testa riuscirei a fare in giornata praticamente, perché in realtà non sono neanche tante pagine, sono tipo 250 pagine, quindi comunque riuscirei tranquillamente a leggerli in giornata, ma
ridendo e scherzando, me lo sto trascinando da un mese e si sta aggiudicando il premio per lettura più lenta di tutto l'anno. Poi lo scopriremo alla fine dell'anno quando farò il Book Award. Ma comunque, storia molto carina, e l'autore si riconferma un grande autore per ragazzi e adolescenti. Fantasia a mille, tra l'altro mi sta venendo un sacco voglia di andare in Ungheria, perché è ambientato in Ungheria se non mi ricordo male. Una cosa che forse non mi attira particolarmente è il fatto che i protagonisti siano degli appassionati di fumetti, quindi classici nerdoni appassionati di fumetti, e io non sono una grandissima appassionata di fumetti, quindi a parte questo però è una lettura carina. Mi dispiace di starmela portando dietro da così tanto, però ho un buon proposito, nel senso che oggi sto editando questo video, però ho intenzione entro massimo il weekend, quindi entro Pasqua, di finirlo assolutamente, perché poi voglio mettere in atto un progetto con la mia TBR. Per quanto riguarda la TBR vera e propria, non sto a ribadirvi cosa penso dei libri che ho intenzione di leggere, perché sono tutti libri che, se vi andate a vedere il video precedente di questo format, vi ho già parlato ampiamente di questi libri. Me li sto portando dietro nella mia TBR da 2 mesi, praticamente 2-3 mesi. La ragazza dell'arancia di Justin Gardner, Bambi, storia di una vita nel bosco di Felix Salten, Mary Poppins di Pamela Lyndon Travers e Affari di famiglia di Francesco Mozzopane. Sono 4 libri molto brevi, non sto qua a fare scommesse o cose del genere, mi piacerebbe però, adesso che avrò una mini, tra virgolette, vacanza di Pasqua, provare, non dico fare chissà cosa, a leggerne uno al giorno. Secondo me ce la posso fare, se mi concentro, mi stacco dal telefono, mi stacco da YouTube, da Instagram e tutti i social, e mi prendo veramente una vacanza da tutte queste cose, ce la posso fare. Quindi prima di tutto finirò lo spacciatore di fumetti e poi proverò a fare questa cosa. È una grande sfida, però sicuramente se ci riesco riuscirò a sbloccarmi dal punto di vista della lettura. Quindi io spero tanto di riuscirci, e successivamente poi nel prossimo video scopriremo se ho aggiunto delle letture oppure no. Però vogliamo bassissimo e cerchiamo se non altro di concludere questa TBR. E questo è tutto, lo so, un video molto molto deludente, mi dispiace, però c'è aria di primavera, c'è aria di rinascita, quindi speriamo tanto di riuscire nell'impresa, di riuscire a ripartire. Questo verbo oramai mi sta sulle palle, perché ci hanno detto di ripartire 1000 volte. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti che libri avete intenzione di leggere ad aprile, che libri avete letto, se tra quelli che vi ho nominato in questo video ne avete letto qualcuno, me ne volete consigliare altri, cose del genere. E se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, ne dubito, condividetelo su tutti i vostri social, e se vi piace questo canale e tutto ciò che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con i preferiti di Joe, invece ovviamente il prossimo wrap up e TBR delle mie letture sarà il 1° di maggio. Un bacione e ci vediamo alla prossima.